E scusate se l'ultima volta vi ho lasciato con la suspense, ma oggi siamo su Make Mr. Force Trap Black Case. Ok, dobbiamo vedere a che punto è lo scontro tra Ace e Regina Tia. Ah! Yeah! Proprio combattimento. A lui non dice niente. Ah! E non si fa niente, Ace. Ace, ci stai andando piano con me? No, non è quello che sto facendo. Non mi hai sferrato un pugno. Cosa credi che dovrei pensare? Pensa quello che ti pare. Ace, la raccolta dati e l'analisi è completa. Ok, bene, allora finiamola. La malata! What? Ok, non gli ha fatto niente. No, ok, gli ha fatto male invece. Ah, che cos'era? Quel potere? In un colpo lui? Regina Virgo, ho compreso che stai lottando al massimo delle tue capacità. Non puoi nemmeno colpirmi al tuo attuale livello. Ed inoltre non sei capace di schivare i miei attacchi. Non hai possibilità di vincere contro di me. Ehi, ehi, ehi! Che diavolo ti credi di essere? Pensi che siamo così deboli? Che assurdità! Questo è impossibile! Ace, come osi prendere alla leggera le mie capacità? Avresti dovuto finirmi con quell'ultimo colpo. Io non lascerò impunito la tua insolenza. Capisco. Bene, allora questa volta non mi tirerò indietro. Ma prima di questo, ascolta cosa ho da dirti. Ah! Che succede? What? Ace! Per fortuna arrivo io. Stai bene, Ace? Wow. No, non me l'aspettavo. Immaginavo che fosse cosa fatta. Ace, Acid, cosa gli prende? Il corpo di Ace è molto malato. Cosa? Malato? Intendi che sta male? Cosa ti ho detto riguardo ad esagerare, Acid? Il cambio di onda M comporta uno sforzo notevole per un normale umano che un normale umano non riesce a sostenere. Ogni volta che noi cambiamo di onda M, il corpo di Ace si consuma sempre più. Ha raggiunto il punto che non può rimanere in questa forma per molto tempo. Essenzialmente non è in condizione di lottare. Questo... Ho detto basta, Acid. Tutto ciò per cui ho lavorato era per trovarmi qui in questo momento. Ascoltami, Tia. Devi lasciare il dealer. Cosa? Quando mi sono scrollato di dosso il dealer e sono fuggito, volevo portare te e Jack con me. Ho fatto del mio meglio, ma non ero abbastanza forte. Non ho potuto proteggervi dal dealer. Ero debole. Ed ho fallito. Ma adesso sono forte e sono qui. Finalmente ho la forza per aiutarti. Che stai dicendo? Tu volevi portarci con te? Vuoi che voltiamo le spalle al dealer? Questo è impossibile. Non è solo impossibile. Perché? A causa di King? Certo, è stato come un padre per noi. Ma ha fatto questo solo per usarci per i suoi scopi. Devi riuscire a capirlo. Noi abbiamo un desiderio che vogliamo realizzare. E non si realizzerà se lasciassimo il dealer. Quindi lasciarlo non è possibile. Allora credo di non avere altra scelta. Userò i miei poteri per Ok, è finito il cambio di DM. Cosa succede, Acid? Hai raggiunto il limite, Ace. Il tuo corpo non può più farcela. Questo non mi fermerà. Acid, dobbiamo effettuare il cambio di DM un'altra volta. Devi calmarti e pensare, Ace. In questo stato non potrai realizzare il tuo desiderio. E soprattutto non riuscirai a sconfiggere la Regina Virgo. Tu più di altri dovresti saperlo. Mega Man. Sì, Acid. Come hai appena sentito, Ace non può combattere. Potresti aiutarlo a realizzare il suo desiderio? Acid. Ace, ho passato del tempo lavorando insieme a Geo. Ho visto di cose capaci e credo che sia pienamente in grado di occuparsi della cosa al posto tuo. Ti prego, Mega Man. Ti prego, ferma Regina Virgo. Solo tu puoi farlo. Capisco. Lascia fare a me. Grazie, Mega Man. Ace, lotterò con Mrs. Tia e la fermerò. Sì, e tu rimani qui e rilassati. Capisco, Acid. Insieme quei due sono capaci di realizzare il mio desiderio. Anche tu lo credi, non è così? Ok, Acid. Lascerò che ci pensino loro. Questa è una saggia decisione, Ace. Geostellar. Sì? Prendi il posto ed occupati di Regina Tia. Contaci.
Mrs. Dia, pensavo di averti detto di smetterla di chiamarmi in quel modo. Mrs. Dia, perché fai parte del Dealer? Cosa state cercando di fare lei e Jack come membri del Dealer? Non è una questione che ti riguarda. Sì! I ragazzini non dovrebbero mischiarsi negli affari degli adulti. O vuoi che ti punisca? Sei tu quella che si comporta da ragazzina. Diamine, siete dei tipi che parlano tanto, vero? Siete qui per lottare o no? Mrs. Dia. No, Regina Virgo. Sì, ti combatteremo. E lo faremo per Ace. Stai davvero iniziando ad irritarmi, moccioso. Credo che farò meglio a distruggerti. Insieme al desiderio di Ace. E da tutto il resto. Vieni e provaci. Ragazzi, è tempo di darsi da fare. Sì, mica, sistemiamola. Non permetterò a nessuno di distruggere nulla. E farò in modo di realizzare il desiderio di Ace. Lotta onda. In onda! L'ultima frase era effetto. Vi è piaciuta? Ah, perché ci ho messo tanto, per fatto. E porca miseria, Regina Virgo! Virgo. Ok, ragazzi, siamo entrambi... non lo so. Fottuti. Cosa? Porca miseria! Te sei pe... Mi respinge gli attacchi! Pezza maniaca! Smettila! No, come fai? Non lo sapremo mai come fa. Però sembrerebbe essere un fantastico elemento acqua e io andrò giù di elettricità. No? Ok. Smettila di farlo! Sei pedante! Che cerchiamo di ottenere un qualche tipo di contrattacco. No, che cosa fa? Non lo sapremo mai, però meno male che mi sono parato. Ok, Chin Swing. Ah già, non sono accento. Ti prego, è noiosa questa battaglia. Vogliamo un po' più interessante, dai. Non l'ho già. No! Porca miseria. Ok. Sta diventando a diventare meno noioso. Va bene. Hai afferrato il concetto di meno noioso. Hai afferrato quel concetto. Mi fa piacere. E porca miseria, però, se ti pari tutte le volte. Non fare dragoni d'acqua spiritali di nessun genere, va bene? Ancora sta mossa. Ciao, papà. Ah, morto. Via. Fai schifo. No, non fai schifo. In realtà però va bene. Potevi darmi la tua mega, no? No, non diamo le mega a me. Perché non mi servono a niente, d'altronde, no? Ace. Ehi, ma... Dov'è Tia? Ace, devi davvero riposarti per un po'? No, sto bene. Mi sento benissimo. Sei sicuro? Ace? Sì? Che cosa succederà, Mrs. Tia? Anche se non ci sono, lui realizzerà il nostro desiderio. Nessuno può fermare Jack da realizzare il nostro proposito. Regina Tia, qual è il vostro desiderio? Ti prego, dimmelo. Cosa faresti se te lo dicessi? Cercheresti di realizzarlo? Bene, allora. Addio. Ah, l'hanno arrestata. È qualcosa che dovrà decidere chi comanda. Non è una decisione che aspetta a noi. Ma Ace! Ragazzo, non preoccuparti. Non ti è sufficiente che per il momento li abbiamo fermati? Mega, andiamo alla sala del computer principale. Presto dovranno iniziare a ricostruire Prez, vero? Sì, hai ragione. Riusciremo a riportare in vita Prez? Siamo tutti pronti. Iniziamo. Sì, signora.
Attivazione programma ricostruttore di dati. La soglia è allo 0.01. Questa operazione è molto delicata. Attenzione. È iniziata. Forza, Prez. Devi ritornare da noi. Geo. Sì? Sembra che la Gordon non ti abbia detto nulla, quindi credo che debba farlo io. Cosa c'è? Le probabilità che Luna ritorni completamente alla normalità sono del 30%. Quindi c'è il 70% di probabilità che... Beh... Lo capisci, vero? Sì. Bene. Allora ho un favore da chiederti. Se le cose non dovessero andare perfettamente, prometti di non prendertela con la dottoressa Goddard. In passato ho ottenuto innumerevoli successi come scienziata, ma ha anche numerosissimi tristi ricordi dovuti ai risultati fallimentari. Anche se comprende che i fallimenti fanno parte dell'essere scienziati, molti dei ricordi tristi sono stati causati dalle nostre aspettative. Le chiediamo sempre di fare l'impossibile. Proprio come ora. So che non ti avrebbe mai detto nulla, perciò ho dovuto farlo io. So che è egoistico da parte mia, ma ti prego di non essere troppo duro. Non è affatto egoistico. È sensato. Cioè, lo capisco. Capirei. Dottoressa Goddard, il processo di ricostruzione ci sta impiegando troppo. Aumenta il guadagno della derivazione schematica. Non c'è alcun effetto. I dati stanno iniziando a degradarsi. Disattivare guida automatica. Intendo gestirlo manualmente. Svelti. È impossibile. Da quando una cosa impossibile è una buona ragione per arrendersi? Ha ragione. Cosa sta succedendo? Va tutto bene? Non lo so. Non c'è modo di saperlo. Ti prego, ritorna, Luna. Sonia. Buzzac. Chiamiamola anche noi. Ci manchi, Prez. Sì, non possiamo mollare. Forza, Prez. Non rinuncerò mai a Prez. Prez, non vedo l'ora di rivederti. Prez. Luna. Prez. Prez. Come? What? È qui, vero? Non è qui? Cosa sta cercando? Cosa fa? Aspetta un secondo, cosa diavolo sta succedendo? Dove sono? Chi va là? Fatti vedere! Mi sento molto stanca. Forse dovrei farmi una dormita. Prez! Luna! Giro? Sonia? Prez! Prez! Bud, Zack! In tutto questo tempo eravate voi, ragazzi? È forse uno scherzo? Forza, venite fuori! Non ci credo. Ah! Perché ignorate i miei ordini? Appena mi prendo vi pentirete veramente di averlo fatto. Cioè? Che è successo? Fermi tutti! Cosa? Dottoressa Goddard? Interessante, molto interessante. I dati si ricostruiscono ad altissima velocità. Non temere, controllo. È un miracolo! Non lo sai? I miracoli possono accadere. Oddio! E quindi abbiamo fatto? Oddio mio! Come è possibile? Ecco dove siete! Ragazzi, siete pronti ad una sgridata? Cosa avete tutti da fissarmi? Mi sei davvero mancata. Wow, Prez, ti prego sgridami. Luna, bentornata. Prez, non posso credere che sei tornata, è magnifico. Che diavolo sta succedendo? Dove siamo? Piantatela tutti di piangermi, ditemi cosa sta succedendo. Proposito realizzato. E quel che è bene finisce bene, a quanto pare. Ace, sì? Adesso potrei chiederti di fare qualcosa per me? Di cosa si tratta? Lasciami combattere al tuo fianco. Il dealer è andato troppo oltre. Non gli lascerò fare ciò che vogliono.
e la UAZ e la polizia Satella stanno avendo un sacco di problemi con loro. So che possiamo aiutarvi. Ok, Mega ed io abbiamo molta esperienza nell'occuparci dei cattivi, perciò... Un attimo, quindi sei d'accordo con il fatto che diamo una mano? Naturalmente! Hai fatto in modo che arrivassimo noi a questa conclusione? Forse! Comunque, a chi importa dei dettagli? Concentriamoci sul presente, è un mito. Cosa in mente di fare? Oggi ci ha dato una bella scossa, perciò ritengo che dovremmo restituirgli il favore, non credi? Bene, stai progettando di prendere a calci il dealer? Proprio così. Divertente, eh? Di conseguenza, diamo a Megaman il suo primo incarico? Perché diamine dovresti darmi degli ordini? Non sono degli ordini, è una missione. Qual è la differenza? L'ortografia e il significato. Ok, ok. Come ho detto prima... Fantastico, questo episodio, guardate, è fantastico. Non litighiamo adesso per i dettagli, d'accordo? Ok ragazzi, ma ci fermiamo qua. Mi spiace troppissimo di fermarmi così, ma se vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Bene ragazzi, immagino siano Silver, sì, sono Silver. Quindi possiamo entrare nel dungeon. Occhio, occhio, eccolo qua, eccoli qua, eccoli qua. Vi arrivo, c'è. No, c'è, esisti. Sono finito nel dungeon. Sono finito entrati dalle finestre. Sono in una zona un po' particolare.